Video che prende spunto da uno dei commenti ricevuti nelle ultime settimane, dove una femminista convinta affermava che noi uomini fossimo spaventati dall'emancipazione femminile odierna. In realtà, gli uomini di oggi vorrebbero veramente la parità dei sessi, ma al 100%, non come voi che volete solo la parte bella della parità dei sessi, ossia i diritti e i benefici, ma quando si tratta di altre incombenze è tutto dovuto, perché voi siete donne e in quel caso l'emancipazione femminile non conta, in quel momento scompare. Certo che ci vuole coraggio a negare l'evidenza. L'uomo di oggi non vede l'ora di conoscere una donna autonoma e indipendente, capace di scegliere un partner non per mera necessità di sopravvivenza, pecunia, bensì perché le interessa il suo passato, ne condivide i valori educativi, perché è allettata dalla sua ambizione di crescita e coinvolta dal suo energico ottimismo. L'uomo di oggi non vede l'ora di conoscere una donna così. Il mio amico di avventure e serate, Giuseppe, a luglio 2022 si sposa. Lui, con la sua futura moglie, ha aperto un conto corrente condiviso dove mensilmente entrambi versano 700 euro. Questa cosa mi ha colpito molto e ne ho parlato con alcune ragazze. Una larga parte di loro è rimasta schifata da questo modo di gestione del budget domestico. Ossia, sono rabbrividite dall'idea che la futura moglie contribuisca alle spese di casa. Scusate, ma quindi in questo caso non vale l'emancipazione? Dunque, volete gli stessi diritti dell'uomo, le stesse posizioni lavorative, lo stesso salario, le stesse tutele e lo stesso trattamento, ma poi, in certe circostanze, volete ancora che l'uomo faccia l'uomo? Espressione super abusata. Il gesto dell'educazione è una cosa, l'approfittarsene però è un'altra. E il confine nel mezzo è davvero molto sottile. La società odierna è piena di ragazze che parlano di emancipazione, libertà e indipendenza, come se l'uomo stesse cercando una serva. Ragazze, noi non cerchiamo una serva, noi cerchiamo una donna che ci rispetti, che ci dia degli stimoli, che sia originale, che ci faccia sentire apprezzati e che contribuisca alla vita domestica. Nessuno chiede alla donna lavatrici fatte e bucato stirato. L'uomo sa benissimo arrangiarsi da solo. Nessuno chiede alla donna il piatto pronto o la minestra riscaldata. L'uomo di oggi è veramente a favore della parità dei sessi, ma in ogni circostanza, non solo in quelle di convenienza. In giro ci sono donne che sono schifate dall'idea di andare a lavorare. Basta guardare su Instagram quante ragazze non lavorano e fanno una vita contornata da lussi quotidiani. Vi rendete conto? Il lavoro non è un qualcosa che ti ruba la vita, bensì è un mezzo per arricchire la tua vita di esperienze e soddisfazioni, anche attraverso qualche difficoltà. L'uomo è stanco di essere visto come un bancomat solo perché è uomo. Se volete l'emancipazione, dovete volerla al 100%. Quindi potrebbe anche capitare che vi tocchi pagare un conto al ristorante. Oggi, se questo accadesse, tante di voi andrebbero subito a spifferarlo a tutte le amiche, con tanto di aria schifata, perché una cena non l'hanno mai pagata e un regalo all'uomo non l'hanno mai fatto. Pertanto, l'uomo di oggi auspica davvero al progresso della donna, la quale però deve farsi carico di tutti gli elementi che riguardano la parità dei sessi e non solo dei benefit, perché l'ipocrisia femminile del 2022 è sotto gli occhi di tutti.